Cari amici, per questa nuova puntata di Fide in Tour vi proporremo un itinerario spettacolare, il fiume Santerno, un fiume che scorre tra la Toscana e l'Emilia. E noi pescheremo a Castel del Rio, una cittadina dell'entroterra bolognese, con una tecnica particolare, feeder fishing pratico, quindi in movimento. Per questo motivo porteremo con noi lo stretto necessario, perché avremo bisogno di raggiungere diverse buche del fiume Santerno per insidiare, soprattutto a floating feeder, ma anche con il metodo classico, cavedani e barbi. Abbiamo affrontato questo stupendo itinerario in due giornate. Nella prima giornata, giornata splendida, tanto sole, che vi invitiamo a osservare con attenzione, perché le catture sono state veramente tante e spettacolari. Stiamo pescando con la nostra R18 in fiume, con il Chompers, e siamo già in cattura, eh! Ho preso un bel cavedano, adesso andiamo di portarlo a guadino. È combattivo questi cavedani, veramente belli. Eccolo qua. Ecco il bel cavedano del Santerno. Guardate che signor cavedano. Adesso lo facciamo vedere in tutta la sua bellezza. Guardate. È veramente enorme. Guardate che panza che c'ha. Ecco il nostro amo del 229 del numero 20. Piccolissimo. Pescato con Chompers, è un terminale di circa 50 cm. Adesso rilasciamo, togliamo l'amo, dovrebbe essere un altro cavedano, eccolo qua. Lasciamo anche questo. Ecco, un altro cavedano a Chompers. Abbiamo raggiunto questa bellissima buca. Guardate che bel posto. Abbiamo lanciato il primo lancio ed è partito subito. Guarda che bello. Adesso vediamo di guadinarlo. Non l'abbiamo messo ancora il guadino. Guarda che bello. Stiamo pescando con lo 010, quindi dobbiamo fare molta attenzione. Eccolo qua, eccolo, e vai, cavedanone. Guardate che signor cavedano, veramente bello. Guardate, bello, bello, bello. Allora, oggi sul Santerno tenteremo i cavedani a galla, Chompers, terminale corto, poi la parte tecnica la faremo alla fine della puntata. E basterà innescare sull'amo del 20 un bigattino a metà e poi riempire il nostro Chompers
Quindi la pesca che si farà in movimento, in piedi, abbiamo portato lo stretto necessario, per essendo la macchina lontana dalla postazione, dovendoci spostare, abbiamo portato il guadino, la canna e i bigattini. Cerchiamo magari una zona in cui la corrente va giù piano piano, in modo da poter rilasciare i nostri bigattini lentamente, attirare quindi... Eccolo già, la partenza! Primo lancio, primo pesce, incredibile, ci stava aspettando. Deve essere un cavedano. Ecco, cioè, sta sulla, guardate, guarda che bello. E dall'altra parte, adesso vediamo di farla venire da questa parte. Adesso con molta calma cercheremo di guadinarla. E vai! Primo lancio, primo pesce, non potevamo iniziare meglio la giornata. Stiamo pescando con l'amo del 20, senza ardiglione, veramente bello. Adesso questo naturalmente, dovendo continuare a pescare qui, lo rilasceremo a valle, lo mettiamo nel guadino e lo andiamo a rilasciare. È già pronto per essere rilasciato. Ogni tanto tratteniamo il chompers, facciamo in modo, insomma, che i bigattini fuoriescano, creano appunto la scia e attraggano i cavedani sotto il nostro pasturatore. E poi attendiamo la partenza, che sono abbastanza franche. Il chompers lo vediamo proprio sparire sott'acqua. Questo è bello, eh? Eccolo, eccolo, in diretta. Chompers! E sai cosa prendi? C'è cavedani. Quel bel cavedanone. Sta andando di là, questo è bello, guardatelo, eccolo qua, tra poco dobbiamo scappare perché sta tuonando, guardate che bello, guardate che signor cavedano con l'amo del 20, oh, stupendo, stupendo, adesso gli diamo la libertà. E vediamo di prendere un altro, eh? Eccolo, eccolo, eccolo! Bellissimo! Quasi in diretta questo, eh! Guardate, guardate come tira! Questo è bello!
Adesso dobbiamo farlo uscire da là. Ah, questo è bello, eh. Ecco un altro bel cavedano. Guardate che signor cavedano bello. I cavedanoni del Santerno, bella, verdi. Quando decidono di attaccare l'esca non badano a nulla. Un altro bel cavedano, eh. Un altro bel cavedano. Si è slamato pescando con le armi senza ardiglione, si è slamato a guadino, guarda che spettacolo. Guarda che bella che bocca. Ecco un bel cavedano del Santerno. Ecco la partenza. Il piccolo barbetto a galla. Stiamo pescando con 30-40 cm di filo. Adesso lo slamiamo. Ah, era quasi a guadino. Eccolo qua, vai! Ecco un bel barbo del Santerno, veramente una taglia accettabile. Guardate che bello! Qua siamo già una taglia bella. Guardate, un po' di pioggia di solito. Bene, dopo le due bellissime buche a monte ci siamo spostati un po' più a valle, anche in questa era una bella buca, però purtroppo il tempo non collabora, sta piovendo. E sinceramente non sappiamo se riusciamo a concludere qualche bel cavedano qui in questa buca. Noi ci proviamo, nel caso andiamo via, perché comunque di pesce già ne abbiamo preso tanto in questi due giorni.
piove, purtroppo non so se qua riusciamo. Siamo letteralmente dovuti scappare via, il tempo incremente, ha cominciato a piovere, a tuonare, quindi non era sicuramente le condizioni ideali e di sicurezza per continuare la pescata. Le due giornate di pesca, perché abbiamo affrontato il Santenno in due occasioni, una con il sole, acqua quasi trasparente, e poi oggi in seguito a un temporale, oggi ha continuato normalmente a piovere, con acqua un po' più velata, due situazioni differenti, pesce ne abbiamo preso comunque tantissimo in tutte e due le situazioni. È un bellissimo fiume che ve lo consigliamo, ci sono dei pesci stupendi, cavedani e barbi. Ora siamo all'interno del ristorante La Bicocca che ci sta ospitando in attesa di consumare le prelibatezze di questo ristorante. Vi faremo un po' il focus sull'attrezzatura e sulle montature utilizzate in queste due giornate di pesca. Abbiamo essenzialmente pescato con due tecniche, il floating feeder, quindi con l'utilizzo di un chompers, e poi con la montatura classica run and rig con un block nende con bigattini sul fondo alla ricerca di qualche barbo. Allora, quando affrontiamo queste situazioni pesca pratica in fiume, in cui dobbiamo portare con noi l'indispensabile, questo sistema che abbiamo ideato appunto per poter cambiare facilmente le montature, quindi passare da una montatura run and rig magari al method, è costruito semplicemente con una guaina. Sulla lenza madre abbiamo legato una girella a sgancio lapido a cui andremo poi a collegare le varie montature. La guaina, una volta inserita la montatura, la andremo a passare sopra la girella e i nodi. In questo modo noi eviteremo che la nostra montatura, il nostro amo pescante vada a intrecciarsi, perché abbiamo comunque ridotto l'incaglio. Se vogliamo passare quindi da questa montatura al method che abbiamo per esempio noi già realizzato, già pronto in questo modo, abbiamo, ecco qua, qui abbiamo la montatura al method e dobbiamo fare altro. In questo caso inserire il nostro pasturatore method round in line o l'Excel, andando a inserire da questa parte, dall'asola. Tutte le montature le realizziamo con uno spezzone dello 0,25 di circa 40-50 cm con un'asola che poi andremo a collegare alla girella a sgancio lapido. In questo caso noi abbiamo realizzato appunto la montatura per il method, con la nostra, basterà inserire il method. Andiamo a inserire facilmente dall'asola. In questo modo. E lo andiamo a collegare facilmente alla nostra canna, una volta aver tolto la montatura precedente. La togliamo. Andiamo a inserire. Andiamo a ricoprire tutto con la nostra guaina, il nostro. Abbiamo ottenuto la nuova montatura. Naturalmente la guaina sarà di lunghezza tale per poter coprire sia la girella a sgancio lapido che il nodo. E siamo passati dalla montatura run and rig alla pellet feeder, oppure inserendo un round in line passeremo al method. Allora, essenzialmente le catture le abbiamo effettuate a chompers, perché comunque in un fiume e pescando sul fondo magari troviamo più incagli, nonostante comunque barbi con la classica montatura con un block nende l'abbiamo comunque catturati. Basterà montare in sequenza uno stopperino, una girella con un moschettone e un altro stopperino a bloccare la girella. Successivamente effettueremo una brillatura a chiudere una girella a sgancio lapido e il nostro terminale, che in questo caso è uno 0,10 di circa 40 cm, in cui abbiamo collegato un amo del 20 della serie 229 per vincere la diffidenza dei cavedani. Ecco, questa è la montatura che oggi ha reso maggiormente e ci ha permesso di catturare i bellissimi cavedani in Santerno. Bene, come attrezzatura abbiamo utilizzato essenzialmente la nuova R18 12 piedi medium light, una canna ad azione morbida, light quindi, che ci ha permesso di gestire al meglio pesci importanti, i cavedani anche da chilo, con terminali nell'ordine dello 0,10 e dello 0,08.
Alla canna abbiamo abbinato il Toda 6005, su cui abbiamo montato un monofilo dello 0.18 e uno shock lead dello 0.25. Lì abbiamo utilizzato anche la Access nella misura 13 piedi, soprattutto per scaffondo a method e con il Brock Nand da 30-40 grammi. Per le sessioni pratiche, quindi la pesca in movimento, è essenziale una piccola borsa dove poter riporre tutte un po' ami, insomma attrezzature varie, accessori, un porta lenze in cui avere naturalmente le lenze di ricambio, come vi abbiamo fatto vedere prima, e questo è naturalmente il minimo indispensabile per poter poi affrontare una sessione di pesca pratica in fiume. Bene, dopo questi due bellissimi giorni di pesca su Santerno, un fiume stupendo, pesci spettacolari, tutto ciò lo dobbiamo a un'associazione che è nata nel 2017, la SP Val Santerno, e qui abbiamo due validi rappresentanti, Andrea e Andrea, due Andrea che hanno creato questa associazione, giusto Andrea? Giusto, giustissimo, l'abbiamo creata 7 soci fondatori, partiti quasi per scherzo un anno e mezzo fa si può dire, e poi ci siamo presi a cuore la causa del Santerno, fiume storico della pesca, poi maltrattato negli anni da tante situazioni. Ce ne sarebbero da dire tante su cosa ha distrutto il Santerno, dai siluri a Imola, dalla ferrovia a TAV, gli scavi con gli scarichi chimici e quant'altro, però diciamo resettiamo tutto, partiamo e stiamo cercando di preservare il fiume, cercando di conservare questo angolo di paradiso che è Castel del Rio, che storicamente è stato il tratto di fiume che ha salvato la pesca nel Santerno negli anni, quindi cerchiamo di difenderlo e cerchiamo di estendere il modello anche in altri tratti. Dobbiamo ringraziare le amministrazioni comunali di tutta la vallata che ci stanno sostenendo, ci danno un aiuto. Mi danno la mano. Sì, quindi che è importante creare queste sinergie fra amministrazioni e chi ha voglia di fare per il fiume, altrimenti si riesce a fare veramente poco. Quindi... Infatti il messaggio che vogliamo dare è che i fiumi vanno gestiti, perché abbandonarli a se stessi poi porta al disastro del Santerno di qualche anno fa, in cui raccontava Andrea che praticamente non c'era più un pesce, giusto? No, era morto tutto, carenza di nutrimento, il problema appunto dell'alta velocità, come ha detto Andrea, hanno rovinato questo angolo di paradiso e adesso noi piano piano ci proviamo, ma ci riusciamo. Beh, state facendo già un ottimo lavoro, la situazione è spettacolare, perché noi, non so se poi nelle immagini riuscirete a vedere, cavedani sotto il nostro ciompe ce ne sono veramente tanti, grossi. Qualcuno l'abbiamo preso, qualcuno ci è scappato, insomma, sono stati due giorni veramente stupendi con due situazioni differenti, perché il primo giorno acqua quasi trasparente, sole, e oggi abbiamo dovuto interrompere a metà la nostra pescata perché il tempo purtroppo è quello che è. Un temporale, tuoni e fulmini ci ha costretto a chiudere in anticipo, quindi noi vi invitiamo a venire su Santerno, perché è veramente un piccolo angolo di paradiso. Vorrei chiedere ad Andrea le indicazioni per chi vuole venire qui, qual è la strada migliore, insomma, Chiaramente per chi viene, diciamo, dall'autostrada, la strada migliore è uscire a Imola e prendere i cartelli che portano verso Firenzuola, quindi le indicazioni per la vallata di Castel del Rio, Firenzuola e quant'altro. La regolamentazione del Santerno è molto semplice, nell'ultimo anno l'abbiamo cambiata e quindi è diventata veramente molto semplice. Il Santerno è quasi tutta zona no-kill, a rilascio obbligatorio immediato, quindi la nassa non si può più usare. Ci sono rimasti alcuni tratti di fiume aperto, perché comunque per le vie delle varie regolamentazioni non si può fare tutto il fiume a zona no-kill, quindi c'è qualche tratto di acqua C ben segnalato, tutto sommato in collaborazione anche con le guardie del posto stiamo cercando di tenere segnalato i tratti. Però il consiglio che do è venire nel Santerno a divertirsi lasciando a casa la nassa, uno ci prende sempre. Ami senza ardiglione, quindi vige la regolamentazione della provincia di Bologna, un chilo di bigattino, amo senza ardiglione e poi rilasciate subito i pesci che è meglio, anche perché nel Santerno abbiamo il problema che i barbi d'estate soffrono un po' la carenza di ossigeno e messi in nassa tendono a soffrire, potrebbero anche... Andrea, gli amici che sono all'ascolto sono abituati, perché personalmente da 6 anni...
che non usa più le nasse. Anche dove è consentito, la nassa ormai era abbandonata, il pesce va subito rilasciato, magari il tempo di una ripresa, una foto ricordo, perché è giusto averlo. Assolutamente. E poi con la massima cura rilasciato in acqua e fatto ritornare. Anche se questo vuol dire magari prendere qualche pesce in meno, perché poi qualcuno pensa che rilasciare subito il pesce possa far sfuggire, non è vero, perché l'abbiamo dimostrato più volte che i pesci comunque poi non scappano dalla zona di pesca, si possono allontanare ma poi tornano. Quindi rilascio immediato, massima cura, perché questi sono angoli di paradiso che vanno preservati. Io ringrazio i due, Andrea, per la loro disponibilità, per aversi accompagnato in questa splendida sessione di Feather Fishing su Santerno. Ringrazio tutta l'associazione ASP Vassanterno, che si sta dando veramente tantissimo da fare, e i risultati li potete vedere poi nel video. E speriamo che queste situazioni vengano riprodotte in tutta Italia, perché la gestione del nostro territorio è cosa sacrosanta, la salvaguardia, la tutela dell'ambiente è la prima cosa, e noi pescatori ci teniamo perché poi siamo i primi a usufruirne. Quindi è giusto magari dare in gestione tratti di fiume alle associazioni o comunque agli enti che se ne occupano e li possono gestire nel miglior modo possibile. Con l'augurio che quello che abbiamo visto qui sul Santerno possa essere riprodotto in tantissimi altri fiumi e splendidi angoli di paradiso della nostra Italia, la bellissima penisola, noi vi salutiamo e vi rimandiamo al prossimo appuntamento di Feather & Tour. Grazie mille.